Guarda, e credo che tutti viviamo questa incompiutezza, abbiamo sentito fondata sul lavoro, possiamo dire che questo articolo sia stato realizzato soprattutto negli anni più recenti, ma anche nel corso della vita repubblicana. La sovranità appartiene al popolo, è un articolo, è una parte della Costituzione completamente attuata. Ecco, quindi la prima domanda che farei al professor Amato è come mai c'è questa distanza che credo si possa avvertire continuamente nella quotidianità tra la lettera e soprattutto lo spirito, quindi lo spirito di cui parla Calamandrei, cioè lo spirito, la carne, il sangue che c'è dietro ogni lettera della Costituzione, e la realizzazione, l'attuazione, la pratica della Costituzione, che spesso, diciamo la verità, sembra tradire quello spirito. Grazie Preside per avermi invitato, poi si può parlare per una volta con Madame non di cinema, dove ne sa sempre più degli altri e quindi ti batte regolarmente. Oggi è lei che è scesa sul terreno degli altri, quindi è più facile il confronto. Fondamentalmente io direi questo per rispondere a queste domande, vedete? Che i grandi momenti, quando accadono e investono le istituzioni stesse, il loro cambiamento, sono momenti in cui siamo tutti convinti che ci stiamo giocando il nostro futuro e che le istituzioni ci danno una mano. Quelle nuove, quelle riformate che stiamo facendo per costruire per tutti noi un futuro migliore. E quando, ecco, per i ragazzi e le ragazze può essere significativo questo, lei lo accennava, quando si hanno i grandi rivolgimenti, i protagonisti sono i giovani, giovanissimi, cosa che spesso non si sa. In quegli anni, quelli che portano alla Costituzione, la resistenza era fatta da ragazzi. C'erano già gli adulti, Pertini, Valiani, i nomi più noti, ma il mio professore, quando ero studente a Pisa negli anni 50, il mio professore di diritto commerciale, che era un giovane ancora, era stato colonnello dei partigiani a 18 anni. Per me, che ne avevo 20 e che ero uno studente, un apprendista della vita, sapere che uno più giovane di me era stato colonnello, insomma, mi sembrava, ma era così. E quando arriverete a studiare, spero che lo farete da vicino, alcuni di voi avranno cominciato a farlo il Risorgimento, su cui 2 anni fa tutti gli italiani hanno fatto una ripassata grazie alla celebrazione del 150° anniversario dall'Unità d'Italia, 1961, 150°, 1861-2011. Ecco, quando vi accorgerete quanto erano giovani allorché fecero ciò che fecero coloro che oggi vediamo con barbe sui monumenti dal Gianicolo all'Aventino. Mazzini era un ventenne che era già esule in Svizzera da ventenne, non a caso la traccia più vistosa che lasciò in Svizzera non fu tanto quella che la storia ricorda, fondò la giovane Italia e la giovane Europa, ma furono le lettere delle signore svizzere innamorate di questo giovane italiano dal sorriso bellissimo e dalle dita affusolate. E naturalmente lui non è che le avesse lasciate così, insomma, lui si era comportato come nel sud ci si aspetta che un vero italiano si comporti anche in quelle circostanze. Garibaldi lasciò casa sua che aveva 15 anni,
e disse mio padre giustamente, Mameli, che morì qui a Roma colpito da una fucilata francese, non chiacchierate però, fate come se foste in classe, perché io non sono un giudice, io sono un professore, quindi con me in classe non si chiacchiera. No, ma loro mi sentono anche col volume con me. Dove eravamo rimasti? A Mameli, che quando morì aveva 21 anni e quando compose l'inno di Mameli ne aveva 19. Cioè, ci sono dei momenti fortemente coinvolgenti e in quanto sono fortemente coinvolgenti coinvolgono molto i giovani di quella stagione. Sono coinvolgenti perché riguardano il futuro e li coinvolgono perché riguardano il mio futuro. Non a caso, ad andare a leggere la propaganda elettorale con la quale veniva sostenuta la Repubblica nel referendum di cui avete visto lì, si arrivava con una certa sfacciataggine, ma insomma, con la Repubblica non ci sarà più la disoccupazione. Cioè, se ci si fosse limitati a dire con la Repubblica ci sarà un Parlamento da cui dipenderà il governo, non è detto che si sarebbe suscitato lo stesso interesse, lo stesso entusiasmo. Ma si collegò, non arbitrariamente, ma in modo fortemente simbolico, il cambio istituzionale al cambio della vita. Ecco, se io dovessi dire attraverso quali strumenti oggi, attraverso quali riforme oggi, attraverso quale riformismo oggi si può ottenere lo stesso risultato, allora sarei indotto a dire che certo ci serve una legge elettorale e un Parlamento oggi non può che impegnarsi nel fare una legge elettorale. Certo è giusto avere due Camere che non fanno tutte e due la stessa cosa, perché allora tant'è che ne abbiamo una, perché averne due che fanno la stessa cosa e si rimbalzano i disegni di legge dall'una all'altra? È giustissimo differenziare. E io personalmente ho sempre sostenuto quello che sta ora accadendo, la differenziazione, farla con una che rappresenta i cittadini italiani nella loro complessiva italianità, la Camera, l'altra che rappresenta le nostre diversità locali, che sono così importanti in un paese come l'Italia e che hanno un senso proprio in una cornice nazionale che però non le cancella. Benissimo, ma almeno nel mio lessico riformare significa adeguarsi al futuro, mettersi in condizioni di affrontarlo. Questi sono strumenti, la legge elettorale, il nuovo Senato, che certo migliorano la macchina pubblica, ma la migliorano per fare che cosa? Ecco, state attenti, perché questo è il tempo nel quale l'efficienza rischia di essere una sorta di livello d'oro, davanti al quale tutti ci inchiniamo senza sapere di quale paradiso è la promessa questa divinità. Allora, io sono un fautore dell'efficienza, ma ho imparato in logica, prima ancora che in politica, che l'efficienza è un concetto relativo. Efficienza vuol dire situazione nella quale ci si mette in condizioni di far bene una cosa, meglio che in un'altra condizione. Ma si può essere efficienti ai fini di segnare gol, ovvero ai fini di truccare le partite e scommetterci sopra prima. Si può essere efficienti nello sconfiggere la criminalità,
si può essere efficienti in quanto criminali. Allora, l'efficienza in che cosa? Nel rispondere alle domande che mi pongo davanti al mio futuro. E allora cominciate a porvi alcune domande sul futuro che avete davanti. Sono domande per certi versi molto eccitanti, ma per altri anche parecchio ansiose. Ed è rispetto a queste domande che voi potete sentire il bisogno di essere coinvolti e coinvolgervi nella politica. Lo diceva giustamente Benigni, perché mi deve coinvolgere? Perché è la mia vita, o è la vita di mio figlio. Ed effettivamente la legge elettorale ha un grado di sofisticazione che va oltre, anche se è importante. Vi riassumo in due parole e poi vediamo cosa andrebbe fatto, cosa si può fare, cosa voi stessi potete contribuire a fare, cosa voi avete il dovere e il diritto di pretendere che si faccia. Davanti a, c'è poco da fare. La cosiddetta globalizzazione ha cambiato molte cose e ci rende difficile continuare a vivere facendo cose che ora altri fanno meglio di noi. L'Italia è un paese nel quale per anni ciascuno di voi avrebbe potuto dire: sapete com'è, ormai non vanno più tanto di moda i vestiti eleganti, si va più spesso in jean, io metto su una fabbrichetta di jeans. Lasciate perdere, i cinesi lo fanno a prezzi che voi comunque non sareste in grado di raggiungere. E così anche in Italia, per fare quelle cose, le fanno i cinesi. Prato è un distaccamento della Repubblica Cinese in Italia e sono loro che se ne occupano. Che cosa possiamo fare noi? Che cosa possiamo fare noi? Questa è la prima domanda che vi dovete porre. Non è facile, era più facile vivere in un mondo nel quale buona parte dei prodotti che noi producevamo, vendevamo, consumavamo, ce li facevamo da soli. Ora vengono da ogni parte del mondo. E allora a noi che cosa resta da fare? Prima domanda che pesa sul fatto che tanti giovani non riescono a trovare lavoro. Secondo, noi viviamo una fase di cambiamento tecnologico enorme, paragonabile a quelli che hanno cambiato la storia degli esseri umani. Il più antico, voi non ve lo ricordate e non ve lo fanno studiare, è quando uno dei nostri antenati si accorse che più che la ruota quadrata, la ruota tonda girava meglio. Chiunque di voi si ritiene capace di capirlo, ma insomma, pensando alla storia degli antenati, che solo qualche striscia di fumetto di antenati ci riporta davanti così com'era, ci permette di capire. Più di recente il vapore trasformò la storia umana e il lavoro degli esseri umani. Per chi commetteva un qualunque piccolo furto, prima che inventassero il vapore, la collocazione naturale era ai remi di una galera e ci passava magari la vita chiuso là sotto a remare, perché per spostare qualcosa ciò che serviva era la forza muscolare, non avevamo altro. Le macchine a vapore misero su una energia che non era più dovuta ai nostri muscoli. Sapete quanti hanno perso il lavoro allora? Migliaia e migliaia di esseri umani
che nel curriculum mettevano non il PhD alla London School of Economics, ma i muscoli che avevano, e in questo loro fisico non serviva più a niente. Poi arrivò l'energia elettrica e provocò un analogo sconvolgimento, perché tutta l'economia, anche domestica, che era basata sui lumi a petrolio, la produzione sul vapore, trovò nell'energia elettrica una fonte che era molto migliore, molto più pulita, molto meno costosa. Vi consiglio un grande romanzo, ve lo consiglio anche perché è di un giurista, Sardo, Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, parla della storia di Sassari ai tempi proprio di questo cambiamento, e verso la fine arriva l'energia elettrica e con grande tristezza e preoccupazione lo scaccino del comune. Voi forse non sapete neanche cosa vuol dire la parola scaccino. In chiesa esiste ancora lo scaccino, perché ci sono dei lumi che si accendono e si spengono non elettricamente, ma con quel bastone che ha sopra un cappuccino, cappuccino non caffè latte, piccolo cappuccino, né un frate cappuccino, perché allora la cosa sarebbe ancora più fantasmagorica, che si issa sopra la fiammella, ci si mette sopra il cappuccio che affoga la fiammella e spenge. In ogni comune d'Italia c'erano più scaccini che spengevano le luci stradali la sera, persero il lavoro. Oggi con queste nuove tecnologie voi avete degli enormi vantaggi, enormi, anche troppi, e state sempre lì a digitare, app questo, app quell'altro, attraversate la strada contando sul buon cuore degli automobilisti, perché il vostro occhio è sul piccolo display e intanto digitate un SMS, beh, è una vita bellissima. Però uno studio della Oxford University ci dice che grazie alle nuove tecnologie il 47% dei lavori oggi esistenti sarà eliminato nei prossimi anni. Noi abbiamo 150.000 camionisti in Italia, forse nessuno di voi aspira a fare il camionista, ma potreste trovarvi nella condizione di farlo, a me piaceva moltissimo l'idea. Presi infatti la patente D all'epoca allo scopo di fare il camionista, e poi le vicende della vita mi portarono su altre strade. No, perché dà un senso di stai lassù, vedi sta cosa enorme, eccetera, benissimo. Tra 10 anni, forse 15, i camion si guideranno da soli. Non ci sarà più bisogno del camionista. È un grande progresso questo, capite? Gente con forti difficoltà visive, addirittura cieche, potranno mettersi al volante di un'automobile, riscattare un'autosufficienza che la perdita della vista ha cancellato, ma molti lavori verranno meno. E allora? Terzo grande cambiamento, si canta di più. Io ho come punto di riferimento un signore che ho visto su Facebook che dopo il compimento dei 100 anni era ancora in campo a giocare a tennis. Ora, indiscutibilmente Federer è più estetico da vedere, però lui era ancora in campo a 100 anni, una grande cosa, ma un cambiamento totale di organizzazione di vita delle famiglie e dei sistemi sanitari, perché al di là di una certa età, salvo rare eccezioni, si è tutti acciaccati, si ha bisogno di assistenza, si creano nuove e diverse.
Non vi parlo, perché questo lo conoscete, del cambiamento climatico e tutto quello che porta con sé. Il vostro futuro è segnato da tutte queste cose. In realtà le domande che vi riguardano sono le domande sul futuro che potete avere per fronteggiare tutto questo. Ecco, ve ne dico una di cose, perché ci arriverete molto presto. Quando comincerete a riflettere, spero che lo facciate presto, su questi temi, ecco, dovrete pretendere un'istruzione universitaria che almeno per il 90% dovrà cambiare da così a così, perché così com'è non vi serve a quasi niente per il vostro futuro. Perché voi, per essere attrezzati per questo futuro, avrete bisogno di un bagaglio di conoscenze adeguate al tempo futuro che è enormemente superiore a quello che si poteva accumulare anni fa. Vi dico una piccola cosa: gli studiosi di produzione di beni e servizi, ecco, hanno un curioso gergo che è fondato sulla nozione di elica. All'origine andavamo a un'elica, poi a doppia elica e ora siamo come minimo a tripla elica. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che quando la società industriale, le conoscenze che permettevano ad un imprenditore di produrre erano poche e molto standardizzate, per cui ce l'aveva nella testa e le tramandava con la sua esperienza a chi avrebbe preso l'azienda, una elica. Poi è cominciata una produzione più sofisticata per i paesi che non vivono soltanto riducendo i costi, in cui c'è una interazione necessaria e naturale tra industria e ricerca. L'industria non procede senza ricerca. Ricerca che le permette di innovare nei suoi processi produttivi e soprattutto nei prodotti. L'industria farmaceutica, ora lasciamo perdere le disgrazie forse di coincidenze relative ai vaccini antinfluenzali, comunque riguardano la mia generazione, voi ne siete fuori, ma l'industria farmaceutica ci ha dato prodotti sempre più capaci di fronteggiare le nostre malattie, lo ha fatto attraverso la ricerca, altrimenti non sarebbe stato possibile. Io sono ancora qui perché nel 1947, grazie ad uno zio che avevo negli Stati Uniti, arrivò della penicillina per salvarmi la vita da una pleuropolmonite che all'epoca mi avrebbe portato al creatore e che oggi pacificamente, grazie alla penicillina, è diventata più o meno come l'influenza. Ma io sarei andato al creatore se non fosse arrivata la penicillina. Poi a lei potrà interessare sapere che la sera in cui io ero più prossimo ad un'eventuale ripartita, avevo 9 anni, e stava per arrivare la penicillina, mia madre mi mise al collo una catenina con la Madonna e lei ha sostenuto che c'era a dir poco una corresponsabilità della catenina. Comunque, io mi sono insieme entrato.
Bene, doppia elica. Oggi si parla a dir poco di tripla elica, perché le ricerche necessarie a migliorare la vita sono così complesse, così articolate, generano una pluralità di brevetti. C'è bisogno anche dello Stato, delle istituzioni, e quindi è un triangolo istituzioni, industria e ricerca. Bene, l'industria italiana è quella che nel mondo occidentale si avvale meno della ricerca. L'Italia è il paese nel quale un ricercatore, questi sono numeri che io vi devo leggere perché potreste restare esterrefatti, un ricercatore in Italia viene mediamente pagato $14.400, nella Corea del Sud viene pagato $92.900, a Singapore $84.500, in Svezia $46.600. Un ricercatore è un paio. In Italia il maggior reddito che vi viene dalla laurea rispetto a non avere la laurea è circa il 6,5%. In Francia e negli Stati Uniti è il 13%. Nel Regno Unito è il 18%. Perché accade questo? Per un infernale circolo vizioso in cui noi ci siamo cacciati. L'università dà un prodotto medio di basso livello, il datore di lavoro lo sa e lo paga poco, e siccome lo paga poco, quello continua ad essere di basso livello. E poiché nella selezione darwiniana escono sempre alcuni che sono di ottimo livello, pigliano e se ne vanno da un'altra parte. Noi abbiamo ormai 400.000 laureati italiani degli ultimi anni che hanno trovato ottime collocazioni fuori. Se vi domandate perché succede questo, io ve ne dico intanto due, poi mi fermo, che vi fanno capire quali sono le riforme che servono, oltre a quelle che direttamente riguardano le istituzioni. Voi venite da un'esperienza di scuola media nella quale ciascuno di voi esiste. I professori che vi insegnano vi conoscono ad uno, esistete individualmente. E rappresentate per questi professori una promessa, una speranza, un disastro, dipende, insomma, no? Presentate un disastro, cerca di ridurre il disastro, se la speranza di coltivare la speranza esistente, e siete messi alla prova. Arriverete all'università e farete un'esperienza che io definirei agghiacciante. Intanto cessate di esistere. Io ho qui un libro che vi consiglio di leggere, anche se La nave dei folli, a cura di una professoressa inglese che si era spostata a Pisa. La nave dei folli era quella che aveva messo in mare lei, cercando di fare degli studenti dei protagonisti vivi di tutta la vicenda. E lei racconta: classi affollate, nessuno che riconosce la tua faccia, solo libri e appunti, ansie e voti. Storie fatte di sfiducia verso il futuro, nelle proprie capacità, nel proprio percorso di studi. Arriverete e vi diranno che i corsi sono semestrali, ma voi apprenderete che grazie alla creatività italiana i semestri sono in realtà bimestri, a volte con un paio di settimane in più. In ciascun bimestre voi dovreste apprendere delle discipline anche complesse. Pensate, io studiai giurisprudenza,
istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, erano biennali. Secondo intervento il professore, poi facciamo. Sì, se c'è anche da parte vostra qualche domanda, adesso cominciate a prepararla. Certo. Io su quello che ha detto il professor Amato vorrei fare qualche non dico contrappunto, ma insomma, mi metto un po' nei loro panni. Lei a un certo punto diceva c'è un'efficienza per fare gol e un'efficienza per truccare la partita. Ecco, io credo che uno dei problemi più gravi di questo paese e dei giovani nei confronti della politica in particolare sia che si ha la sensazione che la partita sia truccata, che sono molto efficienti quelli che truccano la partita e molto poco efficienti o addirittura efficienti nel farsi autogol quelli che dovrebbero difendere la squadra Italia. Non mi riferisco solo alla criminalità, all'evasione fiscale, a una certa maleducazione civica, ma anche a tutto quello che riguarda le classi dirigenti. Lei dice il futuro, ecco, le chiedo quanto il futuro anche di questi ragazzi è segnato dall'eredità del passato. In un libro che lei ha scritto con Andrea Graziosi, un libro molto bello, molto denso e forse un po' complicato per i ragazzi, ma lo voglio citare comunque, si chiama Grandi Illusioni ragionando sull'Italia, lei a un certo punto... Beh, un pochino. Beh, ma è denso. No, ho detto, appunto, invece se uno supera la complicazione troverà una lettura veramente sintetica della storia italiana. Lei a un certo punto cita, in un capitolo che racconta gli anni Ottanta e la crescita del debito pubblico, lei cita un ministro delle finanze, Rino Formica, che nel 91 esclamò: i nostri figli ci malediranno per quello che è stato fatto in questi anni. Ecco, loro sono nati dopo il 91 e vivono tutte le conseguenze di una serie di scelte sbagliate. Quindi mi chiedo quanto pesa l'eredità del passato sul futuro, quindi i nodi non affrontati, le opportunità mancate, le sfide che non sono state vinte o forse neanche affrontate. Infine un tema perché credo che riguardi loro, lei diceva WhatsApp, siamo tutti presi, ecco, dalle nuove tecnologie che ci aiutano appunto a sapere dove via nel corso, anche lo vediamo sul telefonino, anche se basta uscire di qua ci troviamo tutto via nel corso. Che sfida pone alla politica questa nuova tecnologia? Cioè l'idea che tutti abbiamo di poter contare, partecipare quando siamo su Facebook, quando siamo su Twitter, l'idea di un'istantaneità, di una velocità della risposta. Io scrivo una cosa, un pensiero, un'opinione, un'immagine e viene condivisa. Viene subito condivisa, ricevo dei like con cui posso vedere subito quanto è piaciuto il mio pensiero, mentre la politica e le istituzioni italiane in particolare, ma questo riguarda un po' tutte le istituzioni, sono molto lente, molto faraginose, si passano anni per decidere una o per attuare non so, la riforma del mercato del lavoro, oggi se ne parla moltissimo, questa settimana probabilmente sarà approvata al Senato, ma è una legge delega che poi richiederà dei decreti attuativi, che poi avrà degli effetti chissà quando. E quali sono però i rischi anche di questa dimensione della velocità? Lei parlava degli esami ogni 15 giorni, forse è la faccia con cui il sistema formativo tenta di inseguire una velocità, una leggerezza anche del sapere, laddove il sapere tradizionale viene percepito come pesante, come denso, come complicato, come complesso, e mentre invece la nostra società richiede velocità, semplicità, a volte semplificazione. Ecco, questi erano un po' gli spunti che mi venivano in mente.
rispetto al suo primo intervento, poi lasceremo la parola ai ragazzi. Veramente, il passato certo che per l'Italia in particolare, incarnato com'è da un debito pubblico così pesante, è un'ipoteca che grava anche sulle vie per il futuro, non c'è il minimo dubbio, insomma. Detto questo, è giusto passare un po' di tempo ad esecrare i responsabili di questo passato, ma guai a limitare il nostro raggio d'azione all'esecrazione. Anzi, c'è una politica che si caratterizza per il fatto di esecrare il nemico che, come insegnano i più illustri studiosi da Luhmann in là di questo mondo, offre delle risposte di giustizia simbolica in luogo delle risposte di giustizia reale, vale a dire ti offro l'opportunità di insultare insieme a me un nemico, tu ne cavi una grossa e temporanea soddisfazione, ma un minuto dopo la tua situazione è rimasta esattamente quella di prima. Quindi il mio problema rispetto al passato non è tanto quello di scaricare la mia emotività contro il colpevole, ma cambiare il percorso rispetto a quello che il colpevole ha seguito. Quindi devo essere consapevole degli errori fatti, ma adoperarmi per seguire un percorso diverso. Ed è quello, onestamente, che da qualche tempo l'Italia sta cercando di fare con enorme difficoltà, perché in una fase contrassegnata da una crisi economico-finanziaria che non ha precedenti nel XX secolo, cioè nell'ultimo secolo, con economie tutte quelle europee, salvo alcune che hanno grandi difficoltà a rimettersi in moto, avere questa pietra al collo di un debito così pesante rende la corsa italiana una corsa molto molto affaticata e lenta. Possiamo entrare in questo argomento, possiamo non farlo, certo dobbiamo essere consapevoli che c'è, perché poi se il nostro sistema anche di istruzione e la nostra sottostima della ricerca sono al livello a cui sono, lo si deve anche a ristrettezze finanziarie che stanno riportando indietro servizi essenziali che spetta allo Stato e alle istituzioni fornire rispetto ai bisogni del nostro tempo. E vi assicuro che su questo terreno l'invecchiamento io lo vedo più come un gigantesco problema che non come la prospettiva per me di poter giocare a tennis dopo aver compiuto i 100 anni. Io tendo ad escluderlo, se accadesse, beh, lo saprò tra numerosi anni, non mi dispiacerebbe, ma nel frattempo per mantenere quelli della mia generazione voi dovete spendere un sacco di soldi, tant'è vero che io sono sempre stato tentato dalla formula che da alcuni anni gira, unplug the elderly, cioè stacca la spina agli anziani, che permette, ma non vorrei essere accusato di apologia dell'eutanasia, però unplug non è attivo, è passivo, insomma. Comunque, lasciamola lì. La questione della tecnologia è veramente delicata. Ho la sensazione che lei la fa un po' facile. Ha semplificato un po'. Intanto, dal punto di vista che l'università, nel commettere i delitti che commette, si adegui alla rapidità dei tempi, ho l'impressione che sia un modo di assolvere un peccatore troppo troppo facile. Sarà che siamo molto più veloci oggi, ma il sapere è molto più complicato oggi di quello del passato. Il livello di conoscenze che è
Cioè, voi lo sapete che gira questo banale slogan che una volta sapevamo tutti quasi niente di quasi tutto, oggi dobbiamo sapere quasi tutto di quasi niente, nel senso che i segmenti su cui pesano ricerche, diversità di risultati sono talmente ristretti che ormai per costruire un bicchiere ci vogliono 150 brevetti, perché i pezzettini, i segmenti hanno ciascuno dentro di sé un brevetto, quindi le conoscenze sono dannatamente approfondite e una delle difficoltà che loro incontreranno sarà proprio quella di correggere la specializzazione estrema del sapere con l'interdisciplinarietà che, per esempio, ricordi sempre a un medico che quello su cui sta mettendo i ferri o l'altro è un essere umano, una persona. E i medici oggi se ne rendono conto e oggi ti dicono che è più importante della scheda ai piedi del letto del malato è la sua biografia, perché percepiscono che la terapia è anche interazione col malato, non solo interazione col pezzettino del malato che è malato, e questo implica non in meno ma in più. E la velocità è un problema anche per la democrazia, vede, perché qui si aprirebbe tutto il discorso della differenza tra democrazia deliberativa e sondaggio. E la rete facilita enormemente la raccolta su ciascuna vicenda dell'opinione di ciascuno così com'è, e quindi è una raccolta spesso di stereotipi e di ignoranze applicate, perché ciascuno di noi su una serie di cose sa del poco, però sollecitato a dire la sua, dice la sua. Democrazia vorrebbe che venisse messa a confronto la mia opinione, il mio stereotipo, il mio errore, la mia idea giusta con le idee giuste e sbagliate degli altri, e che attraverso la interazione tra esseri umani, che è insostituibile, si arrivasse a definire la posizione finale. La rete tende a facilitare la diffusione e la sacramentalizzazione degli stereotipi, anche un'altra caratteristica che però non è di Facebook, ma è dei siti, dei blog, che tendono a mettere insieme coloro che la pensano allo stesso modo. Quindi, come è stato scritto, tendono a generare una polarizzazione di gruppo esclusiva, non inclusiva. Per cui se uno la pensa diversamente, vuole scriverlo, lui viene respinto, lo deve andare a scrivere sul blog suo, il che ha degli effetti di esasperazione dei conflitti piuttosto che di composizione che in questo caso.